Buonasera. Da qualche tempo noi ci stiamo appassionando a cercare dei ragionamenti di tipo statistico in situazioni inaspettate che si pongono di fronte a noi in letteratura e in statistica. In realtà, e in musica, in realtà statistica e probabilità non hanno molto peso relativo nel materiale che viene trasmesso durante l'istruzione scolastica. Sono molti gli artisti che, ad esempio, dichiarano di non avere un bel rapporto con i numeri, e quindi la ricerca di testi e la costruzione di brani che riguardano questi argomenti è proprio una sfida stimolante. La ricerca che noi facciamo è un pochino diversa, perché nei testi letterari pubblicati che troviamo cerchiamo di individuare da parte di chi scrive il riconoscimento di uno stato di incertezza e il modo in cui viene affrontato, la stessa cosa per quanto riguarda il modo con cui viene affrontata la variabilità e anche le situazioni in cui compaiono i termini stessi di statistica e di probabilità. E, insomma, non è che cerchiamo di trovare una trattazione, una descrizione di numeri in quello che leggiamo, piuttosto cerchiamo di trovare un ragionamento di tipo statistico, oppure, perché no, la esplicita negazione del ragionamento statistico. E siccome abbiamo già il problema di prefigurare il futuro, e quando noi prefiguriamo il futuro abbiamo solo gli strumenti del nostro presente, possiamo prefigurare il futuro con qualche tipo di incertezza, o possiamo invece essere indotti a immaginare il nostro futuro come qualcosa di fisso? In effetti, al momento ricordiamo meglio delle rappresentazioni del futuro che appaiono fisse e sfortunatamente abbastanza angosciose. Ma che cosa che dicono i nostri musicisti di questo? Che suoniamo? E che cosa suonate? Dopo. Thank you.
No, io lasciavo che lei parlasse di futuro, perché questo pezzo che avete ascoltato ci siamo permessi di, come dire, di sfruttare due grandi musicisti della storia della musica, che sono Johann Sebastian Bach, che forse qualcuno di voi ha conosciuto, e Robert Schumann. Allora, questa è la Sarabanda nella suite, delle suite per violoncello di Bach, che Schumann aveva armonizzato con il pianoforte. Quindi in sostanza questi pezzi proprio tipici per violoncello solo, sono i pezzi solistici forse più classici, più rappresentativi per il violoncello, Schumann aveva aggiunto un accompagnamento pianistico che noi abbiamo usato come tessitura, come base armonica, per fare questa versione, diciamo, aggiornata agli strumenti di oggi. Perché il futuro? Perché questo, un'ispirazione è venuta dalle musiche che ha fatto Artemiev per il Solaris di Tarkovsky nel 1972, tratto dal romanzo di Stanislav Lem, dove ci sono dei momenti bellissimi di questo film, dove c'è un corale di Bach che è arrangiato con gli strumenti elettronici dell'epoca, degli anni 70, da Artemiev, e abbiamo cercato un po', diciamo, in questa versione nostra che mette insieme la parte melodica di Bach, le armonie di Schumann, di lavorare sui timbri e sulle, come dire, sulla sonorità e sull'ambiente di quel film lì, che se non avete visto, forse se l'aveste visto forse qualcosa vi è rimasto, perché sono delle scene proprio belle con questo Bach strano, solare, insomma, un Bach di un altro pianeta. E qui ci agganciamo al futuro, alla fantascienza, e do di nuovo la parola a Daniela. 72 hai detto, e io ti rimpallo con il 75, ho trovato un romanzo di Urania, L'uomo stocastico, di un big, un certo Robert Silverberg, che mi aveva stimolato. Però come sono i libri di fantascienza rispetto al futuro? In realtà penso al futuro con gli strumenti del presente. E quindi questo romanzo molto interessante, di sostanzialmente è di fantapolitica, ma racconta la storia di uno specialista di indagini conoscitive, di statistiche previsionali, proprio un professionista della congettura, un mago della probabilità. Che cosa fa? Scopre ad un tratto la vera natura del suo talento, e questa sua natura è di tipo deterministico, è un dono negativo, è una preveggenza, è qualcosa che non ha niente a che fare con la scienza dei numeri, è un dono naturale a far vedere il futuro, ed è esattamente il contrario di quello che noi vorremmo tentare di fare qui in questo festival. Quindi è stato veramente appassionante, da un titolo così stimolante come L'uomo stocastico, vedere che questo uomo, leggere che questo uomo stocastico nel corso delle pagine fa un incontro con una persona speciale, così via, ma una persona che sa il futuro, sa soprattutto prevedere il momento, sa quando morirà. E il momento e il fatto di sapere esattamente quando morirà e in che circostanze rende questo guru una persona tristissima, che influenza il divenire di questo suo erede in un modo, a mio avviso, leggermente inaspettato e un pochino contrario a questo titolo così stimolante, che è appunto L'uomo stocastico. Il mio auspicio sarebbe stato quello di leggere il successo dell'incertezza, il successo dell'uso del calcolo delle probabilità, ed invece la paura del futuro. E questo penso che sia anche una caratteristica, potremmo parlare a lungo, io non sono un critico letterario, ma questo fatto di vedere il futuro in un modo accessibile, ho la sensazione che debba sovente essere prefigurato con la matematica del certo. E quanti più numeri, quanti più computer, quanto più armi, quanta più enfasi si trova in questo tipo di romanzi, tanto più questo futuro è triste, oscuro,
tanto che mi viene in mente un altro interessantissimo racconto che mi aveva segnalato tra l'altro Giuseppe, che si chiama Sentinella, che avevo letto parecchi anni fa, in cui sostanzialmente c'è un soldato che sfanga in un futuro lontano e ci trova davanti un nemico, uccide questo nemico, e questo nemico è riconoscibile come essere uno degli ultimi umani, perché il mondo si è evoluto in un certo modo e quindi il futuro sarà il futuro di altri che non siamo noi, e quindi per noi tristezza è angoscia. Invece quello che vorremmo comunicare con questo Festival della Statistica invece è che, gestendo in modo brillante variabilità e incertezza, possiamo arrivare a pensare ad un futuro un po' meno infelice. Dunque, qui abbiamo fatto un'operazione di ibridazione, cerco di usare dei termini tecnici che stanno bene nel contesto, semplicemente usando due accordi di due compositori, non lontanissimi nel tempo, tutti e due diciamo che hanno vissuto tra il tardo 1800 e il tardo 1900. I due compositori sono Alexander Scriabin, russo, quindi un po' come Tarkovsky, Artemiev e Stanislav Lem, pianista, ha scritto dei grandi pezzi per orchestra, e nato nel 1884, mi pare, morto nel 1912. Lavorava lui, detto un po' semplicemente, usava l'armonia come se fosse un timbro. Io non solo io, lo vedo come un musicista che, non avendo in mano un sintetizzatore, ma avendo in mano l'orchestra, usava l'orchestra come poi i musicisti elettronici hanno usato gli strumenti elettronici. Lavorava sul timbro, per cui le note dei suoi accordi non erano messe lì secondo una logica di armonica, di concatenamenti di accordi, come per esempio i corali di Bach, erano messe lì perché davano quel colore all'orchestra. C'è un accordo che è chiamato l'accordo mistico o di Scriabin, e c'è un compositore che è Olivier Messiaen, francese, morto nei tardi anni 90, nato nel 1906, che lavorava un po' dopo in una maniera simile su dei modi suoi, prese anche a prestito dalla musica indiana, da cui l'idea di utilizzare questo strumento qui, che è una shruti box, che è uno strumento che fa il bordone per chi canta e per chi studia canto nella musica indiana. Quindi mettere vicini questi due accordi, tenerli come accordi statici, proprio dei bordoni, dei droni, e usare, questo lo faccio io di qui, usare le note in comune di questi due accordi per fare delle lunghe melodie che sono affidate alla tromba e al violoncello. Quindi un pezzo molto lento, statico, non lunghissimo, e si intitola, non avevo ancora dato un titolo, Trio, si intitola Trio.
Non parlo di Bieli, che è arrivato subito dopo Chiavrin, che è scrittore simbolista dell'inizio del Novecento, perché pensavo ad un'altra cosa. E peraltro sto Bieli è uno che è stato definito da Nabokov uno dei più grandi, dei quattro più grandi romanzieri del XX secolo, perché ha scritto questo Pietroburgo, che gli altri tre sono Ulisse, la Metamorfosi e la Ricerca del Tempo Perduto. Ma si può pensare che dal momento in cui ci confrontiamo con l'incertezza possiamo avere uno strumento che ci permette di organizzarla e di rivederla. E io ho trovato una riga e mezzo folgorante in un racconto scritto dalla Marchesa Colombi. La Marchesa Colombi era una signora che si chiamava Maria Antonietta Toriani, che sposò il fondatore del Corriere della Sera. E usò lo pseudonimo Marchesa Colombi perché i Marchesi Colombi erano tra i personaggi di una commedia di Paolo Ferrari che si chiamava La Satira e Parini, quindi una cosa molto milanese, molto così. E in questo racconto del 1880, la Marchesa Colombi, il racconto si chiama Capodanno ed è la storia di una persona femmina che non aveva trovato da far di che, e quindi a Capodanno di quell'ennesimo anno è molto triste. Il racconto recita: come se da quell'ieri a quell'indomani il mondo fosse interamente mutato dal 31 dicembre al 1 gennaio e le probabilità di bene o di male preparate nell'anno precedente non contassero più. Secondo me c'è tutto passato, presente e futuro in questa riga e mezzo, e questo piccolo esempio rappresenta un poco quello che stiamo cercando, cioè cercare degli spunti inaspettati di cose che ci interessano in contesti inusuali, cioè non tanto opere che hanno certe parole chiave nei titoli o in momenti clou, ma cercare qualche cosa di nascosto anche in aspetti inattesi. Prima di passare la parola ancora ai nostri amici, volevo dire che, passando dalla Marchesa Colombi, che scriveva bene, però non tutti la conoscono e forse non è un caso, un grandissimo Proust, quello della Ricerca del Tempo Perduto, ha scritto questi sette tomi veramente ponderosi e interessanti, in cui usa la statistica solo un paio di volte, usa molto spesso le locuzioni probabilmente, verosimilmente, cose di questo genere in francese perché avevamo paura della traduzione italiana, e abbiamo notato che le 7-8 volte che menziona la parola probabilità è sempre legata all'amore, all'incertezza del non sapere qual è l'esito del sentimento nei confronti di una persona. E quindi, però, anche questo è qualcosa di positivo che dobbiamo vedere bene, e pensando che il futuro può essere controllato con gli strumenti del calcolo delle probabilità e può dare anche un barlume di, non dico di felicità, ma almeno di benessere. Prego, musicisti. No, che stanno zitti stavolta, eh. Dunque, Daniela, non so se tu hai citato la parola caso più di una volta, forse non per caso. Il caso è evidentemente un tema, un elemento importante della vita e della musica. In particolare il Novecento, l'avanguardia, insomma tutta una parte di musica innovativa dagli anni 50 in avanti, ha usato il caso deliberatamente nella composizione musicale. Può sembrare una contraddizione, perché la composizione musicale è per natura sua strettamente rigorosa, asservita a regole, ovviamente dovendo mettere insieme tanti musicisti che fanno delle note, volendo che quelle note siano al posto giusto nel momento giusto, non possiamo affidarci al caso. In realtà c'è una percentuale di caso sempre molto alta, che è anche quella che fa la differenza in fondo tra la cattiva interpretazione o la buona interpretazione, o tra l'interpretazione perfetta
dal punto di vista tecnico, che però non comunica, non trasmette. La scrittura musicale è una cosa molto complessa che lascia una percentuale di caso abbastanza alta, anche la scrittura proprio più classica, perché tutto quello che non è l'altezza, la durata e l'intensità della nota, tutte quelle cose che ci sono al margine, le indicazioni agogiche, consentimento, lento, appassionato, che vogliono dire tutto e nulla, in fondo sono lasciate ad un'interpretazione affettiva, sentimentale, in una certa misura casuale dell'interprete e di chi ascolta. Sicuramente il compositore che forse voi anche conoscete, che più ha deliberatamente usato il caos nel secolo scorso, a questo punto, è stato John Cage, che proprio in misura anche un po' provocatoria nei confronti di una musica che nell'immediato dopoguerra era diventata estremamente scientifica, strutturata e in un certo senso fredda, ha proprio fatto scandalo, volendolo fare, dicendo: partiture in cui oggetto i dadi, uso i bastoncini dell'I Ching, che è il libro di divinazione cinese, e poi dopo il musicista mette delle macchioline su dei fogli che gli do trasparenti, su cui ci sono dei pentagrammi, e legge queste note, e quella è la mia partitura. Nella musica elettronica esiste il noise, il rumore. Il rumore bianco, dal punto di vista è una spiegazione acustica. Come la luce bianca è la luce che contiene tutte le frequenze, tutti i colori dello spettro visibile, il rumore bianco contiene tutte le frequenze dello spettro udibile. In realtà queste macchine da numeri, che sono i computer, quando devono fare un rumore bianco buttano fuori dei numeri a caso. Per cui, buttando fuori dei numeri a caso, viene fuori questa cosa che assomiglia al rumore di fondo quando ci sintonizziamo su una radio, che fa un rumore bianco, è questo qui, e dall'analisi si può trovare che tutte le frequenze sono presenti allo stesso tempo. Noi abbiamo uno scatolotto lì, che è stato costruito, che ho costruito io in un workshop di un nostro amico che si chiama Andrea, Pangrus Andrea, com'è il cognome? Reali, scusate, lo conosco come Andrea, che è uno scatolino che ha un nome, fra l'altro, adesso noi veniamo dal Piemonte, si chiama Burn Ya, quindi Burn sta per bruciato, in realtà letto alla piemontese viene fuori Burnia, e la Burnia è questa cosa qui dove si mette la marmellata. Questo strumentino qui ha due controlli, che io non ho ben capito cosa servono in realtà, che lo fanno passare da una fase caotica di noise, quindi proprio di fruscio, ad una fase caotica in cui c'è una sequenza di note che più o meno è la sequenza di armonici della nota sol, che si succedono in una specie di arpeggio un po' caotico, e la cosa interessante è che spostando di un micromillimetro certe volte la cosa cambia completamente. Allora l'idea è quella di fare un'improvvisazione, abbiamo fatto una prova, ci siamo andati avanti per un'ora e un quarto, oggi ci fermeremo prima, penso di sì. Sì, la prima volta eravamo lì, ascoltavamo, si suonava. Per cui, partendo proprio da questo random generato da questo piccolo scatolino, su cui loro si aggiungeranno.
Sì, visto che abbiamo ancora 5 minuti, allora io intanto vorrei ringraziarvi e ringraziare la professoressa Daniela Cocchi. Se volevate arrivavo con la poesia, eh? Manuel Zigante al violoncello. Io mi chiamo Giorgio Licalzi, grazie. E lui, oltre ad essere un grandissimo performer, è un grandissimo compositore, e diciamo che tutti questi pezzi che lui ha assemblato in realtà sono in realtà farina del suo sacco, quindi Giuseppe Gavazza. A parte Bach e Schumann, siamo in buona compagnia.